Non è possibile immaginare che nel cuore di Brancaccio insista una struttura come questa ridotta a vero Beirut. Il centro direzionale dell'IRPSAP, nato nel 2012 per incentivare lo sviluppo industriale in Sicilia. Struttura imponente, con una sala conferenze di 200 posti, un'altra sala da 50, una mensa di 200 coperti, un parcheggio con oltre 2000 metri quadrati, svariati altri ambienti. È un plesso che risale agli anni Ottanta, che è costato all'epoca circa 25 miliardi di vecchie lire, che oggi è in balia della sporcizia, delle incursioni di incivili che ne stanno danneggiando l'infrastruttura. Vetri rotti, con i pochi impiegati che prestano servizio presso il centro in condizioni assolutamente indecorose. Queste sono le ragioni per cui solo alcune presenterò atti parlamentari allo scopo di liquidare quello che è divenuto un vero e proprio carrozzone. Servono soluzioni alternative e bisogna andare in questa direzione.